Comunicazione di servizio. Mentre siamo in diretta, arriva un messaggio da Irene Antonuccio, ma la cito, che scrive: attenzione, c'è un'emergenza molto più grave, i positivi al Covid, abbandonati e soli senza i risultati dei tamponi e sommersi dalla spazzatura. Sei il responsabile sanitario io, no? Lo sai che sono stata una delle più accanite sostenitrici, ma adesso mi stai deludendo. Pensa all'emergenza sanitaria, per favore. È più importante non mettere la testa sotto la sabbia. Questa è la vera vergogna adesso. E allora intendiamoci. Ruggero Razza, o ci togli quel coglione di La Paglia! Ce lo togli una volta per tutte! Metti chi cazzo vuoi! Ma lo ha dimostrato nella prima emergenza sanitaria! Lo sta dimostrando ancora! Togli La Paglia! Commissario all'ASP di Messina! Perché è una vergogna e sei una vergogna pure tu! E il tuo presidente Musumeci! È da settimane che ti chiediamo di toglierlo a posto di venire a fare show qui a Messina e a pensare ai tamponi allo stretto di Messina. Pensate all'ordinario! Ci avete consegnato l'ASP nelle mani di uno che non sa neanche amministrare casa sua! E allora ve lo dico una volta in diretta! La Paglia, vattene a fanculo! Non è cosa tua amministrare! Va bene? Tu, caro Razza, apposta di giocare con i soldatini, toglici La Paglia dalle palle! Ecco, più chiaro di così cosa dovrei dire? Cosa dovrei fare? Che volete? Andiamo ad occupare l'ASP? E allora facciamo così, ne approfitto. Se il buon Razza entro venerdì non toglie La Paglia, lunedì andiamo ad occupare l'ASP. Perché non è possibile che si continui con i rifiuti lasciati presso i positivi, con i tamponi che si continuano a perdere e quando facciamo la riunione è tutto bene. Signor prefetto, qua non funziona un cazzo! Va bene? Ecco, ora usa il linguaggio scurrile, quello per il quale ci dobbiamo intendere. Quindi, caro Razza, ti ritengo persona intelligente, ma se non puoi passare per coglione delinquente, tu devi togliere La Paglia. E allora, questo è l'impegno che prende il sindaco di Messina ora, e lo dice pubblicamente. Se La Paglia non toglie, se Razza non toglie La Paglia, entro venerdì, lunedì inizia l'occupazione ad oltranza dell'ASP. Dopodiché aspetto che mi venga a prendere il buon Razza e i suoi sodali. Scusatemi, perché poi, vedete, io ci metto l'anima con tutti i miei assessori nel fare le cose. E sentirmi additato di responsabilità non mie. Io che quando facevo le strette venivo criticato perché sceriffo. Quando poi sono stato a guardare perché venivo accusato che io prendevo posizione per questioni politiche nei confronti di un presidente inutile come Musumeci. E allora mi si diceva che era una questione politica e quindi facevo ostruzionismo. Decidetevi però. Non potete continuare a rompere i coglioni così. Scusatemi ora, anche su questo sfogo. Io ho una coerenza nelle mie cose e mi sono assunto la responsabilità delle cose che dipendono da me. E allora, quando poi continuate così, è ovvio che bisogna cambiare linguaggio. Mi dispiace. Le buone maniere non funzionano, le riunioni istituzionali di buontono non funzionano e continuiamo a spaccarci la schiena e non funziona. E avete ragione. Forse un giorno, non lo so, se rimarrò in salute, se rimarrò a piede libero, non lo so se un giorno sarò a Palazzo d'Orleans per avere una Sicilia come dico io. Non lo so se avrò questa fortuna o anche questa voglia. In questo momento faccio il sindaco di Messina. E mi prendo la responsabilità da sindaco di Messina. Ebbene, e allora il sindaco di Messina, ormai gli sono girate le palle, e dice al presidente, all'assessore Razza, togli quella cosa inutile di La Paglia, che ha fatto solo danno, favoritismi e porcherie, come a Barcellona e come a Taormina, dove avete dichiarato posti in terapia intensiva fasulli, caro Razza. Querelami ora, se hai coraggio, tu e i tuoi sodali. Se avete le palle, mettetele sul tavolo come sto facendo io, caro Razza.